È entrato nel vivo il progetto di educazione ambientale del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, Acqua sì, ma plastic free, organizzato in concerto con CONSAC e Legambiente Campania nei giorni scorsi. Sono quindi partite le giornate di educazione e distribuzione delle borracce presso gli istituti scolastici del territorio. Sono particolarmente contento perché vedere tutti i ragazzi, i bambini di Tassano, i ragazzi di Tassano così entusiasti, così contenti di portare avanti un'iniziativa che fa bene all'ambiente, che fa bene a noi, che fa bene ai nostri territori. Quindi da oggi la borraccia del CONSAC Parco e Legambiente sarà presente qui nelle scuole di Tassano e chiaramente potremo dare anche noi il nostro contributo a quella plastic free che non è soltanto uno slogan, ma è un'azione concreta che pensa al futuro e che vuole sempre di più far diventare il nostro parco e il nostro territorio un vero modello di sostenibilità ambientale. Il programma Acqua sì, ma plastic free ha finalità civico-educative, partendo dal basso e promuovendo nei più giovani il corretto utilizzo dell'acqua potabile, limitando la circolazione di plastica e di prodotti monouso. Saranno coinvolti attivamente 13.000 alunni delle scuole dell'infanzia e primarie del Cilento e Vallo di Diano, a cui, nell'ambito delle attività e percorsi didattici specifici, saranno distribuite altrettante borracce in alluminio riutilizzabili. Lo scopo e l'obiettivo di questa iniziativa, che ha avuto anche il plauso da parte del Ministero dell'Ambiente e della Pubblica Istruzione, da un lato educare innanzitutto i più giovani ad un corretto utilizzo dell'acqua potabile. L'acqua che sgorga dai nostri rubinetti è un'acqua oltremodo controllata e più sicura dell'acqua che viene distribuita nelle lattine di plastica, dell'acqua minerale che purtroppo compriamo e compriamo anche tanto. Invece noi possiamo assicurare e garantire che l'acqua che bevete dai rubinetti è migliore di quella minerale. Ci sono controlli da parte dell'ASLE e di società specializzate in questo mediamente ogni 13-14 giorni. Dall'altro lato, con la distribuzione delle borracce di alluminio, si vuole educare i ragazzi ad abbandonare la plastica, quindi utilizzando le borracce è stato stimato che circa 13 milioni di pezzi di plastica in un anno saranno risparmiati.